Hai fatto caso che c'è, ultimamente ce ne dicono di tutti i colori, ci hanno detto anche due vecchietti pensionati ai giardinetti. Sì, uno sì, sì, ma io gli ho risposto. Gli ho detto testa di casa. Insomma, cioè, se fai no, chiaro, una fastidio, critica così banale, dimostri quanto sei banale. Cioè sei in un livello infimo. Cioè fammi una critica di fondo. Questo, il nostro attacco contro Santa Madre Chiesa, o per meglio dire contro il Sacro Sogno, fa irritare un'infinità di cattolici di complemento. Andassero a prendere un po' di... si può fare tranquillamente, costano poco, cari amici, ma vai in chiesa, prendi un po' di candele e te le schiaffi nel culo, capito? Dopodiché diventi immediatamente santo, soprattutto se poi te le infili all'indietro, per cui accede e ti riscaldi i cosiddetti coglioni. Allora, fatta questa premessa un po' granguignolesca, diciamo, io direi a tono vernacolare, sì, diciamo, così. Un po' di vernacolo, vabbè. Comunque, siamo come il vernacoliere, peccato che mi sa che è finito. No, lo fanno ancora. Ancora? L'hai visto tu? Io non lo vedo. Quello di Livorno. Sì, non l'ho visto. Lo fanno. Allora, siamo qui per, diciamo, questa è un servizio, un video di servizio. E cioè che cosa facciamo? Non è un serviziale, in ogni caso. Dobbiamo illustrare il perché della bontà del voto di protesta, delle motivazioni, delle riflessioni che si possono fare sull'argomento e soprattutto delle indicazioni prospettiche, no? Quelle che poi ci porteranno a una fase successiva nella lotta del potere, propositiva nella lotta del potere. E allora, questo... No, di anche dove si può essere allora, scaricato. Intanto può essere scaricato in tutti i siti YouTube, Facebook e il sito web nostro albamediterraneo.com, dove ci sono a disposizione e si possono scaricare, dopodiché si stampa e poi si completa la parte superiore dove c'è la possibilità di inserire i propri dati anagrafici, perché serve proprio per presentarla al segretario o al presidente del seggio con i propri nominativi indicativi, il numero del seggio e la tessera elettorale, il numero della tessera elettorale. E qui c'è spiegato in basso, diciamo, tutta questa parte qua e anche la parte dietro, c'è spiegato il perché noi diciamo, fomentiamo e diciamo, invitiamo la gente, i cittadini italiani, a fare in modo di procedere a questo tipo particolare di votazione che è garantito dal testo unico della legge elettorale del numero 360, DPR 361 del 1957, la quale legge prevede anche questa tipologia di voto ed è legalissima ed è perfettamente attuabile secondo i crismi della legge elettorale. Qui ci è spiegato il perché della assoluta in influenza della votazione per i deputati del Parlamento europeo che non hanno nessuna voce in capitolo e nessun potere legislativo se non è d'accordo la Commissione europea. A meno che alla fine non ci si muova proprio in quel senso. Cioè al Parlamento europeo un bel momento venga fuori una rivolta che può essere propiziata proprio da questo. Certo. Allora il discorso è semplice, non ve lo leggo tutto perché è una tirata abbastanza lunga degli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19 del testo unico della Unione Europea, dello Statuto dell'Unione Europea, dove trovate tutte le motivazioni in aggiunta a quello che è scritto qua. Quindi le motivazioni sono ampiamente dimostrate e inconfutabilmente inutili. È una votazione del tutto inutile, salvo per quei, mi sembra che siano 13, 14 deputati europei, forse di più, no, sono 77, sono 72, 77 deputati europei che se beccheranno la bella cifra di 14.000 euro più rimborsi vari, eccetera, per cui loro sicuramente... Dove poi questi rimborsi sono costituiti, è vero che costano poco, ma in ogni caso sono costituiti dai voli con l'aereo. Anche. Vi ricordate quando
il noto truffatore napolitano fu beccato da un giornalista tedesco che gli ha fatto il pelo al contropelo, che capì, gli ha detto ladro, figlio di puttana, gli ha detto sì. Allora lui con quella faccia da stronzo, se ne vada, se no chiamo la polizia, che si era fregato persino i soldi del biglietto, miserabile cialtrone, figlio a tuo padre. Lasciamo perdere. Allora, in ultimo, in conclusione... No, io ho detto figlio al padre perché so chi è il padre. Cioè, lo sappiamo bene. Ecco. Allora, qua, solo per concludere la prima parte, riflessione e decisione. Un Parlamento in cui i legislatori non possono fare le leggi e devono lottare fino all'ultimo sangue se vogliono opporsi alle potentissime lobbies che controllano persone che nessuno elegge ma che fanno le leggi... capiamoci bene. Ricordiamoci anche di questo perché è importantissimo. Il Parlamento europeo, con tutto che i parlamentari europei non contano un cazzo, è pieno di lobbisti. Ci sono per ogni funzionario che conta qualcosa una trentina di lobbisti, e questo non viene mai detto. Allora, persone che nessuno elegge ma che fanno le leggi, è strumento ingiusto, illegale ed usurpativo dei diritti e delle funzioni democratiche votare per eleggere un Parlamento europeo così palesemente fasullo, impotente e men che mai rappresentativo della volontà del popolo italiano ed europeo, e rendersi intenzionalmente complici di una dittatura. Noi non ci prestiamo a simili raggiri. Ecco, i cittadini che come noi si sono rotti il cazzo di essere presi per il culo e vogliono cantargliele proprio sonoramente, possono fare questo tipo di operazione. L'altra cosa, l'altro volantino che abbiamo predisposto è questo qua, che appunto è intitolato fasi procedurali di voto, motivazioni ed intenzioni. Allora qui si spiega articolo per articolo il DPR 357 361 del 1957, e si spiegano tutte le varie motivazioni, appunto gli articoli 44, 68, 74, 79, 87, 104 e poi tutti i vari commi all'interno di questi articoli che vanno alla radice del perché e come farlo, del motivo per cui farlo e delle diciamo, disposizioni di legge e così via. E qui c'è integrato tutto quello che c'è da sapere e anche poi tutte le varie fasi del comportamento che bisogna tenere, per esempio portare con sé un documento di identità, la testa elettorale, due copie di questa dichiarazione qua, due copie di questa dichiarazione qua compilata con tutti i dati, che va depositata appunto presso la segreteria del seggio, dentro al seggio dove c'è il segretario o il presidente, e loro vi devono restituire questo modulo, uno dei due moduli che voi gli consegnate, con un bel timbro qua e una bella firma secondo di ricevuta. Secondo le modalità italiana? No, del Parlamento. C'è una legge che si chiama legge Astengo del 1 marzo del 1897, ripeto, 1 marzo 1800, fammi ricontrollare che non vorrei dire una cavolata, dell'onorevole Astengo, mi astengo. Sì, e quindi, dove cavolo sta, non lo vedo più. Vabbè, comunque state tranquilli che è così. Ecco, sta qua. Dunque, eccolo qua. Lui si asteneva, capito? L'onorevole Astengo si asteneva. Allora no, non è qua, e allora è qua. Allora è qua ed è eccolo qua. Quindi ricordare al segretario, se non se lo ricorda, e al presidente, che in base al dettato della circolare ministeriale del 1 marzo 1897, come ricordavo bene, numero 17100/2, la cosiddetta circolare Astengo, articolo 1. Ogni atto che perviene all'ufficio o ne parte deve essere assegnato a una categoria di archivio e registrata nel protocollo. E dall'articolo 53,5 del DPR 28 dicembre 2000, la 445, la cosiddetta legge sulla
autocertificazione, sì. Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti dall'amministrazione e tutti i documenti informatici, nonché dell'articolo 18 bis della legge 24190 introdotto dal decreto legislativo 126 nel 2016. È chiaro? Oh, faccio una piccola obiezione. Cari amici, voi tenete anche conto che mentre la propaganda politica si sviluppa con paroloni, proposte incredibili, cosa c'è? Poi nei fatti, la burocrazia italiana lavora comunque. Devi mettere un team con delle leggi incredibili che sono qui a nostra disposizione e che nessuno, e la gente non la sa, non le conosce, nessuno conosce, capito? Stanno tutti a seguire quattro idiozie che dicono. No, ma mi è capitato mia figlia ieri, era incazzata nera, mi ha telefonato, ha detto papà, siccome deve andare in vacanza in Sardegna e deve prendere il traghetto, sì, serve un documento d'identità dei bambini. Sì. Io non lo sapevo perché deve andare. Però siccome attraversa un pezzo di mare di come si dice, il mare aperto, e serve un documento. Hai capito? Sì, interessante. Eh sì, perché arrivano fino a 12 miglia, dopodiché sei in mare aperto e serve il porto. È di fuori delle acque territoriali, certo. Pensa un po', capito? Non puoi nemmeno andare in Sardegna. Porco giusto. Però le leggi dell'ammiragliato prevedono questo, e quindi devi per forza fare un, sì, documento di identità anche per i bambini. Ammirino gli ammiragli. E allora è andato in comune, ha detto: guarda, mi serve, siccome a luglio deve andare in vacanza, mi serve. Dice: guardi, la possiamo fissare per agosto. Dice: ma io devo andare in vacanza a luglio. Dice: no, fra 4 mesi c'è la fila. Mia figlia ha detto: oh, mi conosce, sì, ha preso esempio, ha detto: guarda, se non mi fai prima che subito un documento alternativo, perché, sì, dice: no, per fare la cosa plastificata adesso servono 4 mesi. Che faccio? Io adesso devo andare, sì, all'estero, aspetto 4 mesi che tu mi fai. Allora ha detto: dammi immediatamente un certificato di famiglia, certo, un certificato, certo, di residenza, certo, un certificato che sia, diciamo, sostitutivo, certo, della carta di identità. Certificato di famiglia. Stato di famiglia. Stato di famiglia, è risolto, anche, esatto, quello basta. Esatto. C'hai il documento mio, esatto, mio figlio, eccolo qua. È lo stato di famiglia. Esatto, no? Allora gli do appuntamento la settimana prossima. Però questa è uscita fuori e quella perché non conosce. Allora, il cittadino italiano, se ti ferma la polizia e non c'hai un documento, ti portano in caserma, non ti arrestano, ma ti, sì, devono identificare e ti portano in caserma. Cosa che non fanno per i migranti, certo, perché lì c'è il prete, certo, arriva subito il prete, certo. Anzi, a volte viene persino il papa. Allora, come no? Cazzo, volete avere una benedizione papale? Fermate un migrante e il migrante dice: aspetta che faccio un colpo di telefono a Franceschiere. Viene Franceschiere, ti fai dare una... vi fate regalare, sai cosa gli regala Franceschello? Le medagliette, le immagini della Madonna gli regala. Sì, beh, la Madonna nel 50 non era santificata, ma hanno provveduto 1950 anni dopo, ti pare poco? No, Madonna, cazzo. Ma perché il paradiso non c'è il tempo? Quindi che caso vai a calare? Loro sa, giocano come vogliono. Allora, per tornare, e quindi se ti beccano senza documento non ti arrestano, ma ti portano in caserma per identificarti. Quindi vuol dire che io devo avere un documento, certo, e quindi me lo devi dare istantaneamente, perché io me lo perdo. E se mi ferma la polizia? Che cosa faccio? Che faccio? Vado a rischiare di essere condotto in caserma e sta lì 2 o 3 ore finché non mi identificano? Appunto. Paghi te poi? Appunto. Quindi ecco, per tornare al discorso, cercare di andare avanti, se volete andare in Sardegna, cari amici, fatevi fare il certificato di famiglia. Allora, far timbrare quindi la tessera elettorale prima di ricevere la scheda, come previsto dall'articolo 12,1 del DPR 8 settembre 2000 numero 299. Solo nel momento in cui uno dei scrittori vi tenderà la scheda elettorale e la matita per siglarla, dichiarare ufficialmente, apertamente e platealmente che si intende esercitare il diritto dovere di voto, ma esercitandolo mediante il voto di protesta. Quindi mai accennare al gesto di avvicinarsi alla cabina per il voto segreto.
voi fate un voto palese, che è una grande libertà, è una grande possibilità. Chissà come gli è venuto in testa a qualcuno di accettare questa modalità. Incredibile. C'è sempre qualcuno che... qualcuno che si rompe il cazzo del potere comunque, e ogni tanto qualche scappatoia la devono lasciare. Allora, 5, dichiarare di voler esercitare il diritto di verbalizzare una propria protesta come stabilito dagli articoli della legge, articolo 44,4, 88,7, 74,2, 79,2, 87,1, 104,5 e consegnare quindi il proprio scritto, cioè questo qua. Questo qua lo consegnate in doppia copia. Guardate ragazzi, che l'ultima volta sono stati in 720.000 voti quindi, abbiamo preso. Allora, quindi consegnare il proprio scritto di protesta perché venga inserito nel registro dei verbali, va inserito nel registro dei verbali, lo deve verbalizzare lì davanti a voi, non dopo. Lì, mentre siete voi, lui scrive due righe e dice: Orazio Ferniani e Giorgio Vitali hanno detto questo, e consegnano questo documento di protesta che mettiamo agli atti in archivio. E quindi consegnare il proprio scritto di protesta perché venga inserito nel registro dei verbali, che si chiama appunto modulo delle votazioni europee del 2019, in due copie, come abbiamo detto, di cui una vi deve essere restituita, timbrata e firmata per ricevuta. Ve lo prendete e ve lo mettete in tasca. Poi nel caso particolare vi fate imprestare il timbro, perché magari qualcuno dice ma com'è? E gli timbrate la fronte, al segretario. Allo segretario, con in fronte. Così te lo ricordi. 7, articolo 7, cioè punto 7, precisare che si intende essere registrati come elettori adempienti il diritto dovere di voto. Perché voi non state facendo un annullamento di una scheda, state votando un voto di protesta, è un voto, e anche nella legge si chiama quello che vota il voto di protesta elettore, quindi è uno che fa il voto, è uno che ha fatto un voto valido. Elegge una signorina che si chiama protesta. Allora, quindi non diciamo poi il cognome, si chiama protesta, ma il cognome al momento non lo diciamo dopo. Elettori e quindi adempienti il diritto dovere di voto, e che si richiede in forma scritta una nota che reciti testuali parole: il signor Giovanni della Bandiera ha presentato una nota di protesta nei riguardi una nota dove sta? Nei riguardi è scritta una nota che una nota di protesta nei riquadri e colonne della lista sezionale e nel registro per la notazione del numero delle tessere, circolare 23 del 22 maggio 2015, quindi siamo in fatti recenti. Non accettate, soprattutto non controfirmate, che in tali riquadri e colonne venga riportata la dicitura non votante. Se scrive non votante non dovete firmare. Dovete mettere il timbro appunto nella fronte di chi ve lo chiede. Sottolineare il fatto che vi siete presentati lì per compiere ed esercitare il vostro diritto dovere di elettori, come dice la legge, e intendete quindi eseguirlo secondo quanto la legge prevede e consente. Punto 9. Chiarite che non vi rifiutate di votare, ma di soggiacere ad un raggiro quali le elezioni del Parlamento che sono istituzionalmente circoscritte ed annichilite, incapaci di esercitare il volere dei popoli europei, e pertanto vi avvalete della verbalizzazione di una protesta che a tutti gli effetti di legge vi qualifica come partecipanti alle elezioni, fatto rilevantissimo di cui il Ministero degli Interni deve tenere documentazione statistica. Non è che lo diciamo noi, lo fanno, lo devono fare, lo hanno fatto anche l'anno scorso. Lo fanno sistematicamente, ormai è diventato un po' di prassi. Punto 10. La vostra, perciò, non è una astensione, il cui verbale, fra l'altro, non è previsto dalla legge, ma un voto politico-elettorale a tutti gli effetti. Se tutto funziona regolarmente, ritirate la tessera, i vostri documenti, la copia firmata e timbrata del modulo di protesta e uscite dal seggio. Se il protocollo, così come riportato, verrà eseguito correttamente,
da ogni partecipante a questa atipica ma legale forma di protesta, avremo scritto una pagina importantissima della storia della politica italiana. Punto 11. Se invece dal parte del Presidente, Segretario o chi per esso vi vengano frapposte difficoltà o vi viene rifiutato il timbro sulla tessera elettorale, non reagite in alcun modo, non mettetevi a discutere anche se provocati dal personale del seggio. Richiedete invece l'intervento del pubblico ufficiale presente al seggio e predisposto per la sicurezza, carabiniere o finanziere o altro, che dovrà verbalizzare la chiara e decisa volontà del segretario del seggio o del presidente di inadempienza dell'obbligo dell'atto di protesta, diventandone il carabiniere o il finanziere garante rispetto alle parti. Punto 12. Quindi ricordare alla presenza della forza pubblica o meno al presidente del seggio che in base al dettato della circolare ministeriale, appunto, che ho detto prima, 1 marzo 87, la cosiddetta circolare Astengo, che ogni atto deve essere registrato e protocollato e anche quindi timbrato per ricevuta. Tralascio le cose che ho già letto prima, dopodiché, se questo che vi sto raccontando ha avuto difficoltà ad essere eseguito e magari il segretario o il presidente o qualcuno del seggio ha frapposto difficoltà, potete denunciarlo in base all'articolo del codice penale, attentato contro i diritti politici del cittadino, articolo 294 del codice di procedura codice penale, abuso d'atti d'ufficio 323 e omissione di atti d'ufficio 328 ed eventualmente anche falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, articolo 479. Se volete informazioni più dettagliate, poi ci contattate, qua ci sono tutti i riferimenti nostri, anche siti web, indirizzi di posta elettronica, ci contattate e noi vi diamo tutti i riferimenti. Allora, occorre ribadire che il voto di protesta è un voto a tutti gli effetti e non è nullo, semmai è semplicemente non elettivo. Esattamente ciò che vogliamo, e il fatto che non concorre ad eleggere non implica che sia conseguentemente nullo. In ogni caso, potenziale ed effettivo veicolo comunicativo per esprimere più concetti e valenze contemporaneamente. Inoltre occorre rilevare che, punto A, non potrebbe esserci dimostrazione più eclatante di così per dimostrare di essere andati a votare, visto che si viene addirittura verbalizzati con nome e cognome. Quindi noi possiamo dimostrare di fronte al popolo, di fronte a Dio, che noi eravamo lì e abbiamo votato. E abbiamo votato quello che abbiamo detto noi, non quello che ci dicono loro. Penso che sia chiara la cosa, no? Oh, attenzione, che quando noi diciamo davanti a Dio, no, non è il Dio di questo. È sempre il gran Dio Priapo. È sempre Priapo, no? Noi siamo fedeli di Priapo, vediamoci bene. Chi vuole convertirsi deve baciare il nostro cordone. È sempre il cordone. Ricordiamocelo. E siamo sempre pronti alla vostra conversione. Disponibili. Allora, punto B. Viene verbalizzato il fatto di aver espresso una palese, chiara e decisa presa di posizione ed opposizione anche giudiziaria, giuridica, in merito alle elezioni. Punto C. Il voto di protesta poi vengono raccolti in un elenco ufficiale. E quindi è ufficiale, è un voto, perché se non era nullo veniva scartato e messo nel cestino dei rifiuti, e invece viene verbalizzato, viene registrato, viene depositato addirittura presso la segreteria comunale elettorale del comune, la segreteria della prefettura e la segreteria della Camera dei Deputati. Non mi sembra che sia di poco conto, è molto più importante di quel voto segreto del cazzo che non conta assolutamente niente. Il nostro conta, e come? Poi, punto F, se il voto di protesta fosse un voto nullo, sarebbe, appunto, come detto prima, inserito nel fascicolo dei voti nulli e del tutto dimenticato ed escluso da successive considerazioni. Ed invece il voto di protesta viene mantenuto ed archiviato in verbali, registri, elenchi, anche a futura memoria, viene schedato nei segreti, viene accantonato poi nei magazzini del della Camera, non è che anche va nelle segrete del Vaticano. Ah, certo. Ah, sì, anche lì. Significherà qualcosa?
chi può giuridicamente sostenere che questo voto sia nullo? Solo un delinquente, un bacato in testa. Punto G, semmai è un voto non elettivo, ed infatti noi di Alba Mediterranea intenzionalmente ci rifiutiamo di votare degli abusivi, illegali, incostituzionali, usurpatori, e il rifiuto della scheda come fase del voto di protesta inoppugnabilmente perde la funzione di strumento atto alla eleggibilità dei candidati o del partito, ma mantiene inalterata tutta la sua valenza di voto espresso, anzi addirittura rafforzata dal fatto di essere diventato voto palese e identificato attraverso la verbalizzazione, il deposito del documento di protesta e l'inserimento nell'elenco pubblico esposto nei comuni, nelle prefetture e alla segreteria generale della Camera elettorale della Camera dei Deputati. Punto H. Ed inoltre, in queste circostanze, tu voti secondo il volere e le regole stabilite da un Parlamento illegale ed incostituzionale, che ha eletto il Presidente della Repubblica incostituzionale, che ha nominato vari governi incostituzionali ed illegittimi, che ha emesso e ratificato folli leggi contro l'interesse del popolo italiano, come la legge sull'immigrazione, sul Job Act, sui vaccini, sul MES e così via. E quindi, votandoli, si riconoscerebbe la legalità ed autorevolezza di costoro, così legittimandoli. Mi sembra che non sia una cosa di poco conto quello che stiamo facendo. Quindi, apponendo il voto di protesta, si otterrà A. In primis di dimostrare che il voto di protesta è un concreto strumento di contestazione del regime attuale. Punto B. Che immediatamente dopo le elezioni saranno disponibili gli elenchi dei coraggiosi che avranno effettuato il voto di protesta e quindi ci potremo contare e ci conteremo, perché qua ci sarà scritto anche il numero di telefono, la partita IVA, che cazzo vogliamo, cioè quelli che vogliono andare a darci una mano ci scrivono il telefono, l'email, il che ne so, WhatsApp, quello che cavolo vi pare, e poi le copie che voi avete, le fotografate o le scannerizzate e ce le mandate, noi entriamo in contatto e cominciamo a creare un direttivo vero, di gente vera, di gente con le palle. Punto C. Quindi poi, apponendo il voto presso, si otterrà, punto C, di unire in una prima lotta contro il regime tutti questi reali oppositori, facendo resistenza e continua disobbedienza civile, sotto varie formule e modalità, alcune già predisposte da noi, che potremmo mettere in campo immediatamente dopo l'elezione. Punto D, sulla base degli elenchi pubblici, si invita a mettere sulla scheda, appunto, di voto il numero di cellulare, l'indirizzo email e quant'altro per farmi rintracciare, tanto la questura se vuole vi rintraccia già solo con la scheda elettorale, quindi non è che se mettete il telefono hanno più possibilità di contattarvi, se non mettete niente, ma qua ci mettete solo, dovete metterci per forza il numero di scheda elettorale, qua, e voi comunque, anche se è anonima, vi rintracciano attraverso la scheda, quindi non è che mettendoci il telefono gli date un vantaggio in più, lo date a noi il vantaggio, lo date a voi il vantaggio. E poi questa storia della privacy è una cazzata abominevole, ma io dico, ma c'è mai nel corso degli ultimi 5.000 anni della storia della società e della civiltà e dell'inurbazione, inurbamento, i posti si sono chiamati, hanno avuto un nome, le piazze sono esistite, le strade, i romani avevano la via Aurelia, la via Appia, la via Cassia, e cazzo c'erano pure i numeri civici, perché il governo, lo Stato, un amico doveva venirci a trovare, e quindi il telefono poi quando si è stato inventato il telefono, o il fax dopo, o l'email adesso. Il famoso telefono bocca orecchio. Cioè, quindi questa cazzata questa cazzata del voto della privacy è una boiata, serve solo esclusivamente al potere. È stata fatta per aumentare il gravame burocratico, certo, sul cittadino, certo, solo per questo. Allora, quindi si invita a mettere sulla scheda di voto il numero di cellulare, tanto non scambia un cazzo di niente, però ce lo date a noi il cellulare, e a noi serve per contattarvi, per non lasciarvi in mezzo alla merda da soli.
Che tutti i giorni ci telefonate, ci chiamate, c'ho un problema qui, c'ho un problema. Cazzo, se noi organizziamo un movimento serio con un'organizzazione partitica come era con la Democrazia Cristiana, tanto vituperata, sì, o i comunisti degli anni 50-60, che le sezioni funzionavano, per Dio, e risolvevano i problemi alla gente. Certo, e molti pure. Molti, non c'erano gli avvocati. Una raccomandazione. Sì, vabbè, tutto, a un maum. Ma serviva. Ha calmerato il potere, ha calmerato l'opposizione per 30 anni con questo sistema. E come? E funzionava. Quindi si invita a mettere sulla scheda di voto il numero di cellulare e indirizzo email. Entreremo in contatto tra di noi e potremo contattarci e conoscerci e valuteremo assieme se sulla base dei punti sintetizzati dall'Alba Mediterranea, a seguito di decenni di esperienza di controinformazione, sarà possibile creare un partito di gente coraggiosa e decisa a percorrere strade innovative e evolutive sostitutive del consumismo post-capitalistico attuale, in risposta alla quarta rivoluzione industriale imposta unilateralmente dalla finanza mondialista. Spero di aver chiarito almeno qualche aspetto di questo progetto. Quindi, ottenuta la ricevuta del voto di protesta con timbro e firma, chi vuole può scansirla o fotografarla ed inviarla tramite WhatsApp o Telegram al mio cellulare, oppure inviarla a voto.di.protesta.verifica@gmail.com. Qui c'è scritto tutto. Chi vuole tutto questo qui, anche se non glielo diamo materialmente, lo trova sul sito web di Facebook di Alba Mediterranea, e anche mio e anche di Giorgio e tutti gli altri vari gruppi che controlliamo di vario genere, come albamediterranea.com, anche su Facebook. Poi sul nostro sito web albamediterranea.com o albamediterraneablogspot.it, oppure ancora su YouTube con il nostro canale Alba Mediterranea, oppure anche Accademia della Libertà, oppure Alba Med e così via. Cioè, se volete ci trovate. E lì trovate i moduli, tutti questi due volantini, di cui questo ve lo portate in due copie già compilato col vostro nome e cognome e anche il numero di telefono, e una ve la deve rilasciare la segreteria del seggio come ricevuta, con tanto di timbro e di firma, e l'altro invece ve lo portate anche a questo, al seggio, che se per caso succede qualche cazzo che va di traverso, qui ci avete i riferimenti legislativi. Legislativi, per cui qualunque cosa facciano, voi fate mettere a verbale i codici e gli articoli delle leggi qui riportate, e appena uscite dal seggio andate dai carabinieri o dalla Guardia di Finanza o dalla polizia, dove volete, e denunciate il presidente del seggio, il segretario del seggio e chi sia sia. Ok? Spero che sia stato abbastanza chiaro ed illuminante. Volete anche dalle guardie svizzere, ricordiamocelo bene. Ah, già. Ecco, quindi chi vuole può fare. Adesso non potete dire non lo so, non posso, non lo sapevo, non me l'avete detto, la mamma non mi ha detto la mattina di... come l'amica che adesso gli hanno sequestrato l'immobile, stanno facendo le azioni giudiziarie, quando noi 10 anni fa gli avevamo detto fai questo, la signora ha pensato meglio di andare da un avvocatuccolo di provincia che gli ha spillato un sacco di soldi, oltre quel po' che gli era rimasto, non gli ha risolto un cazzo di niente. Il bello è proprio questo, queste persone qua si vogliono perdere, sì, finiscono nelle mani di avvocaticchi, le anime perse, sì. Finiscono nelle mani di avvocaticchi, i quali non vedono l'ora di derubarli, non sapendo perché niente. Hanno pochi clienti, quei pochi che li amano li castrano, è naturale. Vabbè. Questo è, quindi questi amici purtroppo si confortano. Ricordiamo sempre agli amici che tu sei presidente di Nova Asso Consumatori, sì. Io sono vicepresidente di Nova Asso Consumatori, siamo consiglieri di European Consumer, sì. E poi non mi ricordo c'era qualche altra tante cosa. Tante altre cose, cari amici, mettetele assieme. E quindi voglio dire un'ultima cosa: qualora voi appunto volete fare delle copie di questo certificato, vostro certificato del voto, potete anche farle diventare ceramica per essere messa sopra la vostra tomba e al cimitero. No, un'altra cosa importante invece da dire
è che sarebbe qualcuno che fosse intenzionato a darci una mano e a darci una mano, potrebbe anche fare diffusione di questi volantini, fare, diciamo, quanto più così dice, noi li diffonderemo un battaggio pubblicitario per informare la gente che esiste anche questa forma di contestazione al regime e in fase elettorale, che dice: non c'è nessuno che mi sta simpatico, mi stanno tutti sul cazzo, te lo devono mettere a verbale. È una libertà importante, mai sfruttata doverosamente dalle opposizioni. Ma che cazzo di opposizioni sono che non hanno mai fatto una cosa del genere? Ma che vuol dire? Vuol dire che l'opposizione non serve a un cazzo. Quella che avete visto per 30-40 anni era finta opposizione, era solo una moina. Perché se era vera avrebbero fatto questa cosa qua. Naturale. Vabbè, ragazzi, quello che dovevamo dire abbiamo detto. Ecco, signori giurati, mi oppongo. No, c'era, dico un'ultima cosa, allora c'era un poveretto, mi dispiace che insomma anche dire. Però, non dire il nome. No, no, infatti, che ha fatto un video di no, non fate fotopresta, non serve a un cazzo. Primo, non sai un cazzo di niente, perché queste cose qua non l'ha dette. Naturale. Quindi vuol dire che non sa assolutamente niente. Pensa semplicemente che uno va lì e dice: faccio opposizione, fine della storia, e rimane come voto nullo. Non è un voto nullo, come ve lo devo sturare le orecchie col Vicks Vaporub, sì. Come devo fare? No, con lo stura tappi. Cioè, è un voto, non è un voto elettivo, perché non elegge nessuno degli infami che ci hanno proposto, perché sono stati tutti proposti, ricordiamocelo sempre, dalle segreterie del partito dove c'è il nulla assoluto, l'oscurità assoluta, non trapela niente, e quelli vengono, basta pensare, si stanno presentando degli individui Presidente del Parlamento europeo, basta pensare a quell'uomo lì, che era già considerato, era già considerato prima di diventare europeista, era già così una testa di cazzo. Quindi, io non so che faceva, che faceva nella vita reale. Faceva uno stronzo. Non me lo ricordo più che no, faceva. No, ma niente. Ma sai, non ha mai fatto niente. Come il Bibitaro attuale, insomma, né più né meno. Sì. I lavori loro sono quelli. Sì. Noi abbiamo fatto altri lavori che magari sono stati di nicchia, magari sono stati anche misconosciuti. Io non ho fatto il lavoro di nicchia. Vabbè, però io nel mio piccolo, le mie belle soddisfazioni me le sono sempre prese, capito? Ho fatto la mia vita anche economicamente in maniera molto plausibile. Quindi non mi posso lamentare. Appunto. Poi ovviamente mi sono messo contro il regime. E ho dovuto subire conseguenze, come anche lei immagino, no? Sì, vabbè, ma insomma, relativamente. Sì, sì, relativamente, però le minacce ci sono state, i tentativi ci sono stati, le cause ci sono in corso, appunto. Quindi vuol dire che qualche cosa, diciamo. Ma comunque, capito, la grinta noi ce l'abbiamo e continuiamo a averla, capito? Ma magari, guarda, magari ci invitano a nozze. Appunto. Quante abbiamo vinto contro la Federica Guidi, l'abbiamo fatta dimettere. Abbiamo vinto contro gli 800 Befera. Contro Befera l'abbiamo fatto dimettere. Abbiamo vinto contro le città metropolitane, l'abbiamo fatta abrogare. Non lo dice nessuno, sì. Dicono ancora città metropolitane. No, bene, va bene così. Non lo devono dire, perché capito? Prendendolo da quella parte e poi possiamo chiedere, voi sapete cari amici che oggi se c'è un dominio è la lobby omosessuale che comanda in Vaticano, quindi cari amici. Vaticano e non solo, perché il Vaticano controlla poi una ventina di stati importanti e cattolici. Sì, vabbè, ma la lobby omosessuale che è quella che è infiltrata dappertutto, tu guarda negli Stati Uniti dove sta subendo un attacco forte questa cosa, perché lì ci sono tantissimi culti religiosi che sono, sì, invidiosi e non vedono, sì, l'ora di metterglielo in culo sul serio. No, sì, ma loro godono. Solo a Boston nel 2005 hanno mandato sotto processo 5.000 preti. Certo. Solo a Boston. A Boston. Ricordiamoci quel libro che abbiamo comprato qualche tempo fa, che l'ho letto in parte e ancora non riesco a finirlo. Qual era già? Quello sulle cose vaticane, sulle finanze vaticane. Ah, certo. L'abbiamo comprato, sì, sì, ma no. Sì. Abbiamo comprato un mercatino, ricordi? No, vabbè, lì vicino comunque, a quello delle finanze del Vaticano lo sappiamo bene. Vabbè, ragazzi, quello che dovevamo dire l'abbiamo detto.
Io invito tutti a fare il massimo. Sono finanze di libero scambio, di libero scambio. Di che cosa? Non mi interrompo. No, vabbè, ma volevo abbandonare. Volevo dire, le finanze del Vaticano sono sempre state di libero scambio. Scambio, come no? Come no? Dove venivano scambiati parti corporei, parti di corpo. Benedizioni con emolumenti. Sempre. Con decime. Esattamente. Benedizioni con decime. Esattamente. Oppure, come si chiamava? Le indulgenze e così via, sì, indulgi qua che indulgo io. Io ti faccio un segno della croce e tu mi dai 100.000 euro esattamente. Io, che poi dipende dagli anni che degli anni che ti scalano dal purgatorio. Ma questa è una cosa importantissima, cari amici, noi dobbiamo dire, non prendere la tangente, no. Diventi sarcastico, no, sardonico, no, sardonico, sardanaparo. Vabbè ragazzi, il Vate ha ripreso forze che era esaurito, sì, da un po' di giorni, sì. Finalmente con questo cambiamento di clima, un po' di fresca mi ha tirato sul morale e mi ha alzato la pressione. Disgraziatamente solo la pressione, ma insomma aspettiamo qualcos'altro. Va bene, ciao ciao, a presto, a presto.